Perché secondo me questo libro dovrebbe essere letto? È il primo libro che esce dopo l'assegnazione del Nobel a Bob Dylan. Su Bob Dylan sono usciti molti libri negli ultimi decenni, forse l'artista rock su cui è stato scritto di più, però noi siamo i primi ad uscire dopo l'assegnazione del Nobel e quindi parliamo di lui in quanto figura anche letteraria, perché lui è tutta questa cosa, è tutta questa complessità, un musicista, un cantante, un performer. Un letterato, un grande letterato, adesso anche l'Accademia lo ha riconosciuto. Parliamo dei suoi dischi, delle sue canzoni, quindi delle sue creazioni musicali e letterarie, e raccontiamo anche un po' della sua vita. Fin dalle primissime cose, all'inizio degli anni 60, ci si è accorti che c'era una qualità letteraria molto elevata nei suoi testi, e perché, come dice Don DeLillo, voglio fare una citazione perché lui l'ha detto meglio di me, per il modo in cui lui racconta una cultura, la rappresenta e la interpreta, che non è soltanto la cultura, come si dice semplicisticamente, degli anni 60 e 70, perché se così fosse non esisterebbe più, invece c'è ancora, ma semplicemente un uomo che ha raccontato il suo tempo con stile, personalità e punti di vista molto originali. Se dovesse paragonare Bob Dylan a un autore del passato, chi penserebbe? Prima di tutto agli aedi del Medioevo, insomma, i trovatori. Ancora oggi viene definito menestrello perché c'è questa, soprattutto nel primo periodo, no? In cui lui racconta delle storie. E secondo me Bob Dylan però l'ha considerata un'altra cosa importante, che lui attraversa la Beat Generation, però la supera e in qualche modo la migliora, nel senso che poi crea una sua immagine, una sua personalità ben definita. Lui è uno che è un personaggio molto controverso, che si contraddice, e qua forse sta la sua genialità e anche la sua grandezza. C'è un poeta italiano che si chiama Valerio Magrelli, che intervistato ha detto che Dylan non è un poeta perché i suoi testi sono imbarazzanti. Ora io purtroppo non glielo posso chiedere, però gli chiederei perché sono imbarazzanti. In che senso? Forse Leonard Cohen in qualche modo si avvicina, ma venendo da una cultura che è la cultura francofona, una cultura. Ma insomma, Dylan è Dylan. La canzone che preferisce. Come si fa? No, è a periodi. Penso molto a Love Minus Zero No Limit, perché è un testo meraviglioso, bellissimo, ma ce ne sono tanti. La più poetica? Love Minus Zero No Sì, Limit. oggi ti rispondo così, domani ti risponderai in un altro modo. Lo devo dire anch'io. Ma guarda, non esiste una canzone di Dylan che io preferisco. Se dovessi però fare un titolo, perché mi sembra molto emblematica, molto rappresentativa e soprattutto sempre attuale, sempre viva, direi Like a Rolling Stone. È una canzone che nella prima stesura è lunga 20 pagine, il testo, e Dylan era indeciso se farne un racconto, un poema, una canzone. Poi ha deciso di farne una canzone. È stato pubblicato nel 1965, ascoltata ancora oggi, è ancora un pugno nello stomaco, è rappresentativo di questo modo suo di fare musica, diciamo, forte, forse anche un po' provocatorio, sicuramente non rassicurante, ma le canzoni bellissime sono tante e non abbiamo le settimane necessarie per parlarne. Secondo lei, perché ha scelto di non ritirare il premio? È un problema che io non mi sono assolutamente posto, nel senso che è del tutto irrilevante. Probabilmente aveva dei problemi personali e so che questo poi è diventato un evento mediatico in sé, quasi più dell'assegnazione del premio stesso. No, nemmeno mi interessa, secondo me il premio se lo meritava, così come non mi è mai interessato incontrarlo di persona, anche se qualche volta ci sono andato molto vicino, se capitava capitava, ma non mi è mai interessato. La stessa cosa, non mi interessa commentare i suoi gesti, diciamo.